Ragazzi, io sono Dorian B e oggi vi voglio parlare di una cosa particolare. Come avete capito, questo video non è una parodia, non è una chat trash, non è una challenge, prova a non è una canzone o qualcosa del genere, ma è un video in cui vi voglio parlare di questo. Cos'è questo? Un cellulare. Un cellulare messo in mano a degli adulti ha un effetto, ma messo in mano a dei bambini ha un altro effetto. Ma andiamo per ordine. Quello che vi voglio dire è che il cellulare messo in mano ad un bambino è più pericoloso che messo in mano ad un adulto. Poi dipende che adulto, perché se tu prendi il cellulare e lo metti in mano, faccio un esempio a Rocco Siffredi che è abbonato a certi siti, i soldi gli volano che è un piacere. Ma un bambino è molto più vulnerabile perché involontariamente si può iscrivere a certi siti di truffa, si possono installare applicazioni che richiedono soldi e quindi gli parte il patrimonio al papà. Come per esempio questo bambino che a 16 anni ha fatto 20 ore di gioco a Clash Royale e gli sono partiti 2.600 euro a suo padre. Che bambino fantastico, veramente tu lo vorresti avere un figlio così? No, e manco io se per questo. 2.600 euro di spesa a Clash Royale, eh? Questo perché? Perché il bambino non era controllato. Questo per farvi capire quanto è pericoloso un bambino col cellulare in mano al giorno d'oggi, eh? Come una bomba atomica, peggio. Ma è qui che vi viene in aiuto Spicy. Sono stato contattato da questa azienda per parlare del programma e ritengo che sia una cosa molto utile ai genitori per controllare i loro figli. E come product placement ritengo che sia molto utile sia ai genitori dei bambini che a me perché sto lavorando. Vi lascio tutti i link in descrizione per scaricare il programma e tutte le info riguardanti il programma. E prima di procedere vi voglio fare una piccola annotazione. Spiare i cellulari degli altri è una cosa illegale. E le uniche persone che possono avere il diritto di fare tale cosa sono proprio i genitori dei bambini. Quindi mi raccomando, raga, questo programma è dedicato maggiormente ai genitori dei bambini. Per fare tutto ciò bisogna avere il telefono da spiare tra le mani, perché il programma deve essere installato anche nel telefono. Ma più che spiegarvelo, è meglio che ve lo faccio vedere. Perfetto, raga, siamo qui nella demo del programma per farvi vedere un pochettino come funziona, ok? Come vedete, questa è la demo, c'è anche scritto live demo. Una volta che collegate il cellulare, qua comparirà il modello e la marca del cellulare che state spiando. Infatti, se ci fate caso, qui c'è scritto Galaxy S7, c'è addirittura il livello di batteria. Potete vedere la posizione in cui si trova in questo momento il cellulare che voi state monitorizzando. In questo caso si trova a Old North Chuck. Vabbè, essendo una versione demo è normale, cioè siamo in America, ok, cioè, tutto a posto, perfetto. Infatti mi sembrava strano, ho detto, ma sono italiano io, che c'entro? Qua ci sono le chiamate in entrata, in uscita e addirittura c'è anche il minutaggio di quanto è durata la telefonata in entrata e in uscita. L'ultima chiamata, per esempio, è stata fatta da un certo Johannes Nugrobo. Cazzo, i nomi sono? Ah, non lo so io! Tom Brakey, Tobias Wagenschwarz, Che cazzo i nomi sono? Qua vi dice l'ultima chiamata, l'ultimo messaggio, le 5 chiamate più recenti e i 5 messaggi più recenti. I contatti che ha vostro figlio, vostra figlia o il cellulare che state monitorizzando. Potete addirittura registrare le chiamate che fa vostro figlio, li potete anche scaricare e riprodurle per poterle riascoltare. Potete leggervi anche tutti i messaggi che riceve. L'ultimo messaggio che ci è stato inviato da un certo KR di KFM Leopold Woodsam. No, vabbè, ma i nomi vengono dall'Africa, c'è tipo come OSAS. Si può anche entrare nei vari programmi, nei vari siti che sono installati in quel cellulare e andare direttamente a leggere anche i messaggi e tutto quello che riceve in determinati siti, come ad esempio WhatsApp, Facebook, Messenger, Snapchat e così via, raga. E qua vi dice la posizione dove si trova il cellulare che voi in questo momento state monitorizzando. Potete catturare le schermate del suo cellulare, potete addirittura vedere anche la cronologia di navigazione. Ad esempio, se vostro figlio va in qualche sito sconcio, voi da qui lo vedete perché vi compaiono tutti i link dei siti a cui lui ha avuto accesso. Potete vedere anche le foto che lui ha nel suo cellulare. In questo caso le foto mi sembrano strane, alquanto strane, però normali.
Su questo senza alcun dubbio. Addirittura anche i video potete vedere. E sono tutti normali i video, tranne questo. Cioè, raga, che video è questo? Se era un video, se a quest'ora dal vostro computer potevate eliminarglielo a bomba. Cioè, siamo diventati agenti segreti, no? Spionaggio industriale, tipo come la CIA. E qui ci sono tutte le applicazioni che vostro figlio ha installato nel cellulare. Questo vuol dire che se ci sono applicazioni che non vi piacciono, potete tranquillamente eliminarle. Per utilizzarlo è molto semplice, basta andare sul sito che vi lascio in descrizione, basta mettere un'email, la password, ripetere la vostra password, confermare le condizioni d'uso e registrarsi. Ovviamente una volta registrati vi potrà chiedere qualche altra informazione e completare i passaggi per la registrazione completa, tipo il vostro nome e cognome, l'età di vostro figlio e il dispositivo da tenere sott'occhio. Una volta registrati andate sul vostro cellulare, sul vostro motore di ricerca e scrivere Spies APK, cliccare su Spicy APK Download, fare il download del programma, cliccare su Scarica e poi cliccare su Apri. Una volta che avete scaricato il programma, cliccare sul file che avete scaricato e poi fare Installa e si avvia il processo di installazione. Una volta fatto questo, ci chiederà password e email e cliccheremo Login. Fatto tutto, possiamo entrare nel nostro account che abbiamo creato nel nostro PC per poter cominciare a spiare e a monitorizzare il cellulare su cui abbiamo installato l'applicazione. Ragazzi, questo video finisce qui. Io vi ricordo che troverete tutto in descrizione, link di Spicy e in più tutte le info che vi servono. Tempestate di like questo video, come sempre. Commentate, condividete al prossimo video. Ciao ciao!